Perché parliamo di sicurezza del mobile? Perché oggi i mobili sono realizzati con diverse tipologie di materiali, pensiamo non solo al legno, pensiamo ai pannelli, alle materie plastiche, ai metalli, tessuti, fino ad arrivare agli adesivi o anche alle vernici. Se poi consideriamo che ciascuno di questi materiali è realizzato con molteplici ingredienti, ci accorgiamo che quando acquistiamo un mobile in realtà ci portiamo a casa moltissime sostanze di natura diversa, e quindi è lecito chiederci se poi queste sostanze possono essere pericolose per la salute di chi vive negli ambienti dove questi mobili sono collocati. Il CATAS è un punto di riferimento su questi temi, non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, e sviluppiamo anche metodi specifici. Volevo citare due esempi sul tema della sicurezza chimica del mobile. Il primo riguarda le emissioni, il secondo invece i metalli pesanti. Quindi, andando sul primo esempio, dicevo prima che un mobile si porta con sé un odore caratteristico che in realtà è provocato da tutta una serie di sostanze che possono essere emesse dal mobile stesso, vengono liberate nell'aria e poi noi respirando le portiamo all'interno del nostro organismo. È quindi lecito porre attenzione alla qualità dell'aria all'interno delle nostre abitazioni in riferimento a quelle che possono essere le emissioni da parte di un mobile. Noi abbiamo sviluppato sia dei protocolli per quanto riguarda gli ambienti, quindi le abitazioni, gli uffici, le scuole, all'interno delle quali possiamo andare a verificare la qualità dell'aria in dipendenza delle emissioni potenzialmente nocive che provengono dai materiali che sono inseriti nell'edificio stesso. Quali sono queste sostanze? Beh, la più nota in assoluto è certamente la formaldeide. La formaldeide viene liberata dai mobili, in particolare dai pannelli con cui sono realizzati appunto i mobili stessi, in seguito a dei complessi fenomeni chimici che avvengono a carico dell'adesivo. La formaldeide è una sostanza considerata cancerogena e quindi evidentemente c'è un'attenzione oramai diffusa praticamente in tutto il mondo verso questo tipo di pericolo. Anche su queste sostanze esistono dei limiti di legge ancora non diffusi in tutti i paesi, in particolare ci sono delle legislazioni nazionali nei paesi del nord Europa, ma piano piano si stanno diffondendo anche nel resto del mondo. Il secondo tema invece di cui volevo parlare era quello dei metalli pesanti che, come dicevo prima, possono essere contenuti nelle finiture, in particolare come pigmenti, ovvero come sostanze coloranti, oppure come additivi che servono per dare, diciamo, delle caratteristiche particolari, soprattutto di resistenza all'invecchiamento a certi materiali. Sono pericolosi per le persone, evidentemente, se vengono ingeriti. Questo evidentemente è un tipo di contatto che si può avvenire solo in rari casi, in particolare però sappiamo bene che nei bambini, in particolare nel corso, diciamo, della prima infanzia, tutto ciò che capita loro sotto mano viene portato alla bocca e quindi c'è questo rischio di ingestione di metalli tossici. Ecco che quindi anche da questo punto di vista sono stati sviluppati dei metodi di prova, dei protocolli per la verifica dei materiali affinché si possa immettere sul mercato dei prodotti sicuri anche da questo punto di vista. In definitiva, quindi, il tema della sicurezza chimica riguarda diversi aspetti, ho citato solamente due esempi. Sono comunque, diciamo, dei temi molto importanti verso i quali, diciamo, la sensibilità in senso generale un po' di tutto il mercato sta crescendo, e anche a livello legislativo
sono state sviluppate delle normative. In Italia ne abbiamo una che riguarda la formaldeide, in altri paesi europei la situazione è un attimino più focalizzata anche su altre sostanze, ma possiamo dire che in senso generale il futuro è certamente quello di una maggiore attenzione di tutto il mercato verso questi temi.